assist sportivo, siamo qui in compagnia di coach Verile al termine appunto di questa grande partita, una importante vittoria contro questa contro l'Udas Cerignola, che il girone di andata vinse con Mazzotta appunto dall'altra parte. Che partita è stata? Beh, è stata una battaglia. Cerignola è una squadra forte fisicamente, ben allenata, con grandi individualità, gioca bene pallacanestro, ottimo gioco, ottima difesa. Noi di contro, purtroppo, anche se alla fine poi siamo riusciti a vincere comunque, avevamo Corvino in pessime condizioni fisiche e Onetto praticamente inutilizzabile, e se vogliamo dare dei numeri abbiamo in panchina 40 punti. Questo non vuol dire che avevamo vinto facile, ciò vuol dire che nelle rotazioni ho dovuto tenere più in campo alcuni giocatori che hanno poi sofferto un po' alla fine e abbiamo avuto anche problemi per i falli, infatti alla fine tutti i 4 falli, però siamo contenti del risultato. Dopo il Nardò appunto c'è stato l'infortunio di Corvino, quindi importante recupero di Corvino. Quanto ha influito la prestazione di questo grande giocatore in questa partita? Beh, noi abbiamo un tipo di pallacanestro con Corvino, un altro tipo di pallacanestro senza Valerio, ragion per cui ci siamo adattati. Una buona squadra deve essere anche pronta ad affrontare difficoltà. Abbiamo avuto la difficoltà di Valerio Corvino, abbiamo avuto da tempo già la difficoltà di Onetto, quindi stiamo un po' tirando all'osso tutte le risorse fisiche di Grimaldi, di Lauro, Mazzotta nel reparto esterni, i ragazzi dietro, Liso, Cancelli sono pronti ad entrare, sotto ci stiamo adattando con i 3 che abbiamo, nel senso che comunque sia dobbiamo cercare di trovare più energie possibili quando ci vengono a mancare chiaramente personaggi e giocatori di livello come loro. Infortunio anche di Onetto, che oggi appunto non ha giocato. Quali sono le ultime novità sullo stato fisico di Onetto? A mio modesto avviso Diego poteva forse giocare qualche minuto, il giocatore era disponibile, pronto ad entrare, chiaramente non ho voluto ulteriormente provare questa soluzione, mi piaceva comunque che recuperasse un po' di forze, già è pronto per l'allenamento di domani e la parte di domenica, abbiamo guadagnato ancora un giorno in più di riposo, il campionato è ancora lungo, siamo qui a giocare una partita, la quarta di ritorno, ci mancano ancora tante partite, la classifica può essere stravolta e la classifica ancora è pronta lì per guadagnare ancora posizione. Ecco, la vostra squadra è partita appunto col dente avvelenato, è venuta qui, diciamolo pure, per vincere e ha saputo contrastare la grande tenacia del giocatore Jonikas. Ebbè sì, noi abbiamo fatto una scelta all'inizio dell'anno, obiettivamente siamo un po' leggerini dal punto di vista fisico, abbiamo praticamente solo un 5 di ruolo, l'altro Raffaele Mazzilli si adatta ma è un 4 e a volte nell'esigenza 5, per cui possiamo peccare in fisicità sotto canestro, chiaramente Jonikas, se parliamo di giocatori di alto livello, comunque i miei giocatori non si sono fatti assolutamente preoccupare da questa situazione, hanno tenuto botta, abbiamo anche cambiato su pick and roll in modo tale da poter non dare troppe spaziature agli avversari per colpire i tenuti da 3 punti. E hanno tenuto a botta, chiaramente devi cedere qualcosina, noi abbiamo ceduto un po' sotto canestro, abbiamo dato poco spazio però a livello perimetrale. Ecco, quanto manca a raggiungere la vetta della classifica e quanto i vostri giocatori e la vostra squadra vogliono, pensano appunto che sia importante raggiungerla? Noi siamo partiti all'inizio del campionato consci di essere una buona squadra, di fare un buon campionato. Chiaramente sono parole retoriche, ma sono quanto mai vere, che l'appetito viene mangiando. Ragion per cui ci troviamo oggi al secondo posto, abbiamo già recuperato la gara che toccava recuperare e stiamo guardando la classifica dall'alto in basso, ma non certo iniziamo a fare voli pindarici, stiamo con i piedi ben a terra. L'umiltà di questa squadra, la tenacia e il gruppo è per me da primo posto già in classifica. Se rimaniamo con lo stesso tipo di mentalità, con la stessa umiltà, ci possiamo giocare le partite. Se iniziamo a creare problemi, se iniziamo a pensare di aver già vinto le partite, facciamo un errore madornale e andiamo incontro a sorprese brutte poi da superare. Quindi massa umiltà, massa concentrazione per poter arrivare nelle prime 3 a fine campionato. Però coach, la prossima partita sicuramente la affronterete con il morale giusto, visto questa grande gioia dopo questa vittoria. Beh sì, vincere Cerignola non è semplice. Non so, forse ha perso 2 volte in casa contro Sarno domenica scorsa. Sansevieri ha perso, cioè una vittoria questa che vale doppio. Chiaramente speriamo che poi Cerignola continui a vincere sul proprio campo per poter ancora di più avvalorare la nostra vittoria. Eravamo 2 squadre, siamo 2 squadre forti, la partita è sempre da una doppia, non si sa mai chi vince, sia Cerignola che Altrani, così come è stato del resto.
loro hanno sbancato Trani, noi siamo riusciti a cambiare il pronostico e a portarla dalla nostra parte. Adesso sta solo a noi cercare di essere concentrati per il futuro. Grazie coach e buon campionato. Grazie, grazie, arrivederci a voi. Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo con il coach Totaro al quale chiediamo un commento a caldo della partita appena disputata. Beh, commento a caldo, commento che abbiamo fatto parecchi errori in difesa come ci è capitato con Sarno e insomma abbiamo subito invece la loro pressione difensiva, tutto qua, diciamo, non abbiamo fatto una bella partita. La scorsa giornata avete riportato invece una grande vittoria in trasferta. Sì, ma non erano quelle, bisognava vincere questa partita che era molto importante, giusto i risultati che abbiamo sentito da altri campi, insomma, ci sta. La prossima trasferta sarà sempre un derby con il Nardò? Sarà un'altra partita dura, dobbiamo cercare di recuperare un po' di energie fisiche e mentali per andarci a giocare quest'altra partita. In ultima domanda le vorrei chiedere com'è stato giocare con, insomma, avere in campo un ex giocatore dall'altra parte però? Ma tutti normali, io già l'ho fatto anch'io, li ho visti, sono tutte cose normali alla fine. Uno cambia squadra tranquillamente senza nessun problema e va avanti così. Benvenuti amici di assisportivo.com, siamo con Guglielmo Serrazzi al quale chiediamo al termine di una partita particolarmente intensa come ha visto la partita, come l'ha valutata? Peccato, cioè, posso dire solo questo, peccato, tra Sarno e oggi in casa abbiamo dilapidato la vittoria che avevamo fatto a Scafati, è un peccato, siamo tutti dispiaciuti, siamo andati subito sotto e non siamo mai riusciti a rientrare in partita praticamente, sono stati più bravi di noi, no? C'è poco da dire. Ecco, vorrei tornare indietro della scorsa giornata, una grande importante vittoria in trasferta a Napoli. Sì, abbiamo fatto una buona vittoria a Napoli, un campo comunque difficile, problema che non abbiamo dato seguito oggi, quindi vale poco. Derby in 5 giorni, il prossimo con il Nardò, come la preparerete? Sicuramente con più cattiveria e intensità rispetto a quella di oggi, dobbiamo andare lì a fare il risultato, adesso in poi non ci possiamo permettere più passi falsi se vogliamo raggiungere quell'obiettivo che a inizio stagione abbiamo detto che volevamo raggiungere. Amici di Assist Sportivo, siamo qui con Mazzotti al termine di questa grande partita. Com'è stato soprattutto giocare contro una squadra con cui, naturalmente, di cui hai fatto parte precedentemente? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. È stata una partita molto difficile da un punto di vista emozionale perché alla fine mi sono lasciato bene con tutti ed era solo un problema logistico il mio. Era difficile continuare facendo tanti chilometri al giorno. E quindi insomma il mio cuore era un attimino traballante, però devo pensare a giocare con la nuova squadra, per cui ho il dovere e l'obbligo di dover dare tutto me stesso per la squadra con cui gioco e credo molto in questo gruppo. Sono 5 partite che insomma pian piano cominciano i meccanismi ad oliarsi in maniera ottimale ed era una partita, secondo me questa è quella fondamentale di questo campionato, proprio perché ci manda in un posto in classifica un po' più, diciamo, un po' più di sicurezza. Abbiamo anche già riposato, per cui voglio dire il nostro campionato comincia ad avere una salita un po' più meno ripida, ecco, se così si può dire. Quanto è vicina la vittoria, comunque il raggiungimento della vetta della classifica? Ma alla vetta io non ci ho mai pensato, anche perché io gioco sempre, io come anche i miei compagni di squadra, partita dopo partita. Poi alla fine chi arriverà primo, tanto adesso con le nuove regole non è importante se arrivi primo o arrivi terzo. Alla fine i primi 3 posti sono quelli che valgono per arrivare ai playoff. Quali obiettivi ti proponi di raggiungere quest'anno? Il mio obiettivo è quello di ripetermi, diciamo, come ho fatto l'anno scorso nel mio paese, cioè quello di vincere, perché alla fine la mentalità vincente che ha questo gruppo sposa appieno la mia mentalità. Ecco, la prossima partita come l'affronterete? Soprattutto sicuramente col morale giusto, visto che questa grande gioia dopo una vittoria importante. Sì, il morale è sempre alto, al di là dell'avversario, perché alla fine noi rispettiamo tutti gli avversari. Dico sempre ai miei compagni di squadra che alla fine è inutile guardare gli altri, bisogna sempre guardare se stessi e andare avanti. Ok, allora grazie e buon campionato ancora. Grazie a voi, bocca al lupo.